questa spiccata intelligenza, che è senz'altro un dono di natura, unita all'umiltà, alla riservatezza, ma soprattutto alla concretezza, ha fatto sì che ogni suo componente, oltre alla professione, si dedicasse soprattutto all'aiuto e al bene degli altri. Oltre a lei, dottor Letta, come esempio di dedizione verso gli altri, voglio citare la professoressa Maria Teresa, solo perché la conosco di più rispetto agli altri familiari. Lei oggi ricopre con grande spirito di servizio e con molta umiltà l'incarico di delegato per gli aiuti umanitari nei Balcani e di presidente della Croce Rossa Italiana della Regione Abruzzo. Ma come dicevo, nonostante gli impegni ai diversi livelli, la famiglia Letta in generale si è sempre prodigata per il proprio paese di origine. Sono tanti e gravosi compiti che sarebbe molto lungo elencare. Lo ha fatto sempre, come dicevo, con grande senso dello Stato, lontano dai riflettori e dalle telecamere. Solo una volta, in tanta giovinezza, ha mostrato un suo aspetto che non conoscevamo, cioè quello di avere ben nascosto anche un sano e divertente lato di interpretazione ironica della vita, concedendosi simpaticamente alle telecamere cinematografiche, girando con il grande Alberto Sordi una bella parte del film del 1982 dal titolo Io so e tu sai che io so. Ora, prima di concludere, voglio leggere la sua lettera di accettazione della cittadinanza onoraria, scritta da lei con il cuore di autentico mastricano e abruzzese, piena di parole affettuose e di attaccamento sincero al nostro paese, alla nostra terra. La sua lettera dice: caro figlio, sono e mi sento abruzzese, un abruzzese tenacemente attaccato alla sua terra che conserva e coltiva non solo il ricordo delle origini, ma la storia, le tradizioni, gli usi e le abitudini di quella gente generosa e che ama. Perciò tutto ciò che può invertire quelle radici e riportarlo, per così dire, a casa. E per me l'Abruzzo è innanzitutto e soprattutto Aiello, laddove sono le origini della mia famiglia. Con questo spirito e con sincera gratitudine ho perciò accolto la proposta del conferimento della cittadinanza onoraria di Aiello, della quale ringrazio di cuore lei, signor Sindaco, e tutta l'amministrazione comunale. Ho esitato a lungo prima di accettare, perché mi chiedevo se fossi realmente meritevole di tanta cortese attenzione e di tanta generosità. Poi però le sue affettuose insistenze mi hanno indotto a mettere da parte ogni esitazione, facendo prevalere la soddisfazione e la gioia per l'onore che mi è stato riservato. È un riconoscimento che mi lusinga e mi fa molto piacere, anche se so che va ben oltre i miei mezzi. Un personaggio come lei, che ha contribuito a rendere grande l'Abruzzo e l'Italia nel mondo, e che non ha mai reciso il legame con le origini, nonostante gli importanti impegni da assolvere la portino quotidianamente in altri luoghi. Suscita emozioni, costituisce un richiamo e un impegno nel quale veramente vi sono riconoscente. Lo faccio, come vedete, visibilmente emozionato, non me ne vergogno, perché è la manifestazione di un sentimento che è autentico, che è sincero, perché arrivare qui mi ha toccato il cuore, perché la vostra accoglienza, il calore, non solo quello meteorologico, ma il calore che ho sentito qui in questa sala e nelle strade di Aiello, attraversandole poco fa, mi hanno fatto veramente molto molto piacere. Per la verità, caro Sindaco, poco fa ho chiuso un attimo gli occhi e ho creduto per un momento di aver, così, di assistere alla mia commemorazione, perché
in genere tante cose, in genere tante cose belle si dicono soltanto nel lutto funebre, quando qualcuno è andato, quando l'interessato non può ascoltare più. È più difficile trovare tanti personaggi così autorevoli e tanti amici, così tributare un elogio così caldo, così sentito, così generoso, così esagerato come quello che io ho sentito. Ho chiuso gli occhi e ho creduto di aver raggiunto un attimo mio padre Vincenzo, mio nonno Luigi e tutti quei zii, quei parenti, quella schiera della famiglia Letta che lei ha evocato con così affettuoso ricordo, facendone la storia e portandoci dai rami antichi di Arieti Alto fino agli impegni di oggi, ai Letta di oggi. Lo ha fatto in maniera che ho sentito veramente affettuosa e ho pensato, ecco, ho raggiunto loro e assisto così a un film di una parte della mia vita. Poi però ho aperto gli occhi e ho visto il viso rasserenante di Maddalena, ho visto il sorriso di Marina e di Giampaolo, con Stefano, Fortunato e con Rossana, ho visto Edoardo, mio nipote, ho visto i miei fratelli, ho visto le mie sorelle, ho visto Corrado che arriva dal Perù, ho visto Maria Teresa che conoscete perché vedete tutti i giorni, ho visto Franca Romano, ho visto Adriano, ho visto Cesare. E allora ho capito che no, non era un sogno quello che avevo vissuto pochi minuti fa, ma era una meravigliosa realtà. E non è facile di questi tempi svegliarsi e trovare che la realtà è quasi più bella del sogno, perché ho trovato nei vostri visi, nella vostra cordialità, nell'affetto con cui mi avete accolto e mi accompagnate, qualcosa che era più forte, più sentito, più vero di quello che avevo vissuto in sogno un attimo prima, quando avevo raggiunto la schiera dei Letta di un tempo e quando invece mi sono ritrovato con i Letta di oggi. Quindi le devo un doppio grazie, perché mi ha fatto vivere insieme il sogno e la realtà. Non voglio ripetere quello che vi ho scritto quando lei mi ha non solo comunicato la decisione dell'amministrazione comunale per il conferimento della cittadinanza onoraria, ma quando di fronte ai miei dubbi e alle mie discrete e affettuose resistenze, lei ha invece insistito fino a convincermi. Mi sembrava generosa, troppo generosa la decisione, anche se dentro di me sentivo che mi faceva piacere e che l'avrei accolta volentieri, perché mi riportava alle radici appunto della mia famiglia, della mia terra, della mia regione, della mia madre, caro senatore, e quindi che avevo lasciato ormai tanti anni fa, perché le vie della vita spesso li portano lontano, ma a questa terra io, come le ho scritto, sono rimasto tenacemente abruzzese, sono e mi sento abruzzese, sento l'orgoglio di dire quando vado in giro sono marsicano, sono abruzzese, non ho mai nascosto.